Here we go! Bentornati ragazzi in un nuovo video di Super Mario Bros. Wonder! Nello scorso episodio abbiamo iniziato ad esplorare il mondo numero 3, ovvero le cascate dorate, e come potete vedere ho già completato alcuni livelli. Oggi dobbiamo proseguire la nostra avventura su questo titolo e credo proprio che completeremo quest'area. Prima di iniziare, come sempre, però, dobbiamo scoprire chi sarà l'eroe del giorno. Daisy! Per il momento non ho ancora utilizzato, mi pare, Luigi e Todd giallo. Allora, parliamo con il Poplin dell'Emporio. Vediamo un po' se mi può vendere qualcosa di interessante. Beh, naturalmente un seme meraviglia. Mi prendo 20 1-up e dopo torneremo a shoppare un po' di sagome, perché vorrei iniziare completando subito un livello, ovvero sfida intermedia, salto in altissimo. Ed eccoci qua. Credo che quel nemico abbia dentro di sé un fiore Wonder, perché ha un'aura strana, molto strana. Entriamo dentro il tubo, che purtroppo è nascosto dalla mia webcam. Siamo finiti in una nuova zona. Vediamo cosa appare sullo schermo. Delle monetine. Le prendo molto volentieri. Occhio a questi nemici. Ok, ucciso. Aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo così. Moneta da 10 presa. Questo che caspita è? Boh, non mi dice nulla, sinceramente. Non riesco a capire che tipo di nemico sia e come possiamo sfruttarlo. Allora. Ah, possiamo prendere le monetine con lui. Ok, fantastico. Intanto raccattiamo tutto. Ci sono altre monete da questa parte. Benissimo. Grazie mille. Tubo a sinistra. Entriamo dentro. Allora, tu devi attivarmi quello. Ah, vabbè, vabbè, non importa, non importa. Ok, sono salvo. Sono salvo. L'ho un po' rischiata, però stavo sentendo il tempo finire e allora ho preferito darmi una mossa. Guarda come salta in alto. Preso. Ok. Fiore Wonder attivato. Vediamo cosa succede. Oddio. Cosa sono diventato? Va bene. Si va su. Andiamo su dritti. Devo sbrigarmi, perché ho solo tot secondi. Che bello che sono, però. Vai! Vai, ce l'abbiamo fatta. Che strage. No, lì sono caduti giù. Sono caduti giù, dai. Questi li ho presi, invece. Credo che siamo quasi arrivati in cima. Bene così. L'ho un po' rischiata. Ci sono delle monetine qui. Oh, c'era anche un blocco nascosto. Di qui non c'è niente, giusto? Andiamo su dritti. Ancora. Io salto sopra le nuvole e abbiamo beccato il seme meraviglia. Ottimo lavoro. Grande Daisy. Raccogliamo queste monetine. Credo di aver lasciato indietro, però, una monetina da 10. Non lo so, come questo presentimento. Poi magari mi sbaglio, Andiamo verso sinistra. È strano che non ci sia nulla di particolare. O almeno io non vedo praticamente nulla qua. Ma c'è qualcosa di nascosto? Ma è vuota sta zona. Perché è vuota sta zona? No, ma ci deve essere qualcosa di nascosto. Forse con la spilla. Ah no, fermi. Ah, non lo sapevo.
Vediamo cosa appare. Fiore di fuoco. No, ma dai, non può non esserci niente qua. Ci saranno dei blocchi nascosti, sicuro. Niente, non ho trovato assolutissimamente nulla. Se scopro che c'è qualcosa, allora poi ve lo mostro. Intanto facciamo fuori tutti questi esserini. Che tubi piccoli qua che ci sono. Occhio a non cadere giù, eh. Non saltano tutti insieme questi qua, però. A posto. Ah, guarda dov'è la moneta. Eh sì, ma come mi arrampico? Ah no. Così. Attenzione. Ok, così si può fare. Posso... No, non posso entrare lì dentro. Preso anche quello. E... siamo già arrivati in fondo? Vai, Daisy! Bella! Abbiamo preso anche il meraviglioso. Credo di non aver lasciato indietro nulla. Credo. Vediamo un po'. Secondo seme meraviglia recuperato. E rieccoci qua. 12 semi meraviglia a disposizione. È apparso il maestro. A quanto pare avete superato la prova. Forse avete la stoffa giusta per farcela. Ma d'ora in avanti le cose si faranno sempre più difficili. Preparatevi. Puff. E se ne va e ci lascia qua. Credo che abbiamo recuperato tutto perché, come potete vedere, non abbiamo lasciato indietro nulla, quindi possiamo tranquillamente procedere verso il prossimo livello. Qui ce ne sono 3 più 2 extra. E c'era una moneta a caso in mezzo alla mappa. Passiamo a questo. Sfida spinosa, sfrutta i salterini. Difficoltà 4 stelline, eh. Occhio. Occhio. Utilizziamo sempre quella spilla lì. Ok. Perfetto, adesso sono un elefante. Occhio! L'ho visto dopo. Vabbè, via. Facciamo così. Maledizione di nuovo. Quello come caspita lo prendo? Oh, in qualche modo l'ho preso. Forse buttando giù il nemico. Non ho visto bene. Ah, quello andava... Allora, aspettate che utilizzo il... accidenti. Saperlo prima. Vabbè, recupero dopo, non preoccupatevi. Come faccio ad andare là sotto? Checkpoint. Come faccio ad andare lì sotto, in effetti? Vediamo cosa c'è da questa parte. Un altro power up dell'elefante. Non lo posso rompere, giusto? Ah no, a meno che... Fermi. Vediamo un attimo. Ma no, ma il fuoco non passa di lì. Credo che dovevo colpirlo con l'omino davanti alla piattaforma. Vabbè, noi proseguiamo, ve lo faccio vedere dopo. Il salterino lì. Quindi bisogna fare attenzione a non perderlo. Cosa ho trovato? Cos'è? No, si è allontanato! Oh, yami. Aspetta un attimo. Dai, mi hai fatto bruciare l'elefante. Sempre più grossi sti gomba. Vabbè, tanto si buttano giù. Devo stare attento a non perdere il salterino davanti alla piattaforma. No, c'era il fiore Wonder. Non ci credo, vabbè. Ve lo faccio rivedere, non preoccupatevi. Non è difficile come livello, solo che bisogna essere bravi a fare tutto. Ah, potevamo andare a prendere anche quella moneta lì.
Forse. Vabbè, procediamo. Sì, vabbè, qui ho sbagliato io. Allora, aspettate che risalgo qui sopra e almeno voglio prendere il meraviglioso. Magari saltando correttamente, che ne dite? Ok, almeno il meraviglioso lo portiamo a casa. Però devo recuperare due monete viola, quindi vi faccio rivedere un secondo tentativo. Abbiamo lasciato indietro anche un seme wonder. Ok, rieccoci qua, riproviamo. Cercherò di recuperare tutto quello che posso. Scendiamo. Quando ci spostiamo in verticale, non dobbiamo saltare, perché sennò questi esserini praticamente escono dalla piattaforma. Dammi qualcosa di utile. Ok, qui non ci dobbiamo muovere, perché ho bisogno di lui tra pochissimo. Qui possiamo saltare tranquillamente. Elefante. Benissimo. Abbiamo preso anche la seconda moneta viola. Infatti, guardate, olè. Grazie, ragazzi, grazie. Checkpoint. E si riparte. Altro elefante. Ok, stiamo fermi. Vabbè, lasciamo perdere. Magari mi abbasso un attimino. Cosa c'era qui dentro? Ah, solo delle grandi monete, ok, nulla di importante. È tornato dentro. Fiore. Il livello è cambiato completamente, vedete? Ah, ok. Monetine. Oddio, qual è la strada giusta qua da seguire? Vabbè, ne ho selezionata una. Devo saltare qui sopra. Veloce, perché non so a che distanza. Sì, se poi cadiamo giù. Non so a che distanza si trovi il seme wonder. Accidenti, qui abbiamo perso un sacco di tempo. Non so a che distanza si trova il seme wonder. Buono così. Ok, è lì. Preso. Mamma mia. Ho sempre paura di non avere abbastanza secondi. Qui cadiamo giù dritti. Perché vedo che le monetine sono tutte al centro. Ok, siamo tornati sopra la piattaforma. Qui non facciamo nulla. Facciamo volare via i gomba in questo modo. Via. Aspettate che forse c'è qualcosa qui in fondo. Infatti. Vai. Ancora un colpettino. Benissimo, possiamo andare. Il meraviglioso l'abbiamo già preso, lo riprendiamo senza troppi problemi e ci siamo. Perfetto, oh, così va completato questo livello. Ve l'avrò fatto rivedere due volte, ma la seconda volta sono stato più preciso. Adesso proviamo a completare questo, scalata contro il tempo, intermezzo. Vediamo un po'. Teniamo sempre quella spilla lì, in caso d'emergenza la utilizziamo. Ok, devo capire dove devo andare. Più che altro non capisco perché ci sono... Ah, a parte che... Sì, a parte che vestito da elefante non riesco a passare.
No, forse era meglio prendere un'altra spilla. Credo di dover prendere tutti quei fiori. Credo. Scendiamo. Qui si scende. Ah, dai, peccato. Allora, facciamo così. Via. Via. Andiamo da questa parte. Facciamo così. Posso, per fortuna, colpirli anche da sotto, questi pulsanti. Sì, meno male ce ne sono tanti, perché sennò uno non riuscirebbe ad arrivare in cima. Nel poco tempo che ci stanno dando. Lo so, non ti preoccupare. Eccolo lì, Sam & Wonder. Preso. Abbastanza semplice, eh. Proviamo ad affrontare questo adesso. Si chiama Sfida Caramellotto, la via delle stelle. Teniamo quella spilla lì e si va. Monetine mie. C'è già il fiore Wonder lì? Allora, dammi il funghetto. Io direi di stare attenti e non toccare queste stelline. Chiamiamole così. Ok, fiore Wonder preso. E via. Prima moneta viola. Che bello quando possiamo ottenere stelline illimitate in questo modo. A parte che conviene correre. Ah no, ma fermi. Il countdown è per il potere della stella. Ok, buono, buono, buono. Intanto ho trovato anche una casella ruboniglio. Questo me lo prendo. Lo sto trovando abbastanza semplice come livello. Poi vabbè, addirittura con la stellina praticamente attiriamo a noi le monetine. Siamo già arrivati in fondo. Vai! Ci prendiamo pure il meraviglioso. Secondo Sam & Wonder. E si va! No, devo dire che questi livelli sono abbastanza semplici. O magari sono io che sono skillato, non è detto. ...17 semi wonder e altra sfida... Anzi, più che sfida, intermezzo, credo. Come avete fatto a seguire quei movimenti così complessi? Nemmeno io riesco a ondeggiare in quel modo. Rischia forse il maestro di rivelarsi in realtà un semplice discepolo? Puff. Prossimo livello, corsa contro il tempo. Vamos. Scegliamo sempre quella spilla lì. E si va. Credo che avevo già affrontato forse un livello del genere. Conviene andare a pestare questi pulsanti ogni 3x2 comunque. Si va qua. Occhio a non cadere. Andiamo qui sopra, pestiamo di nuovo il pulsante. Voglio provare a prenderli tutti, questi fiori. Senza naturalmente rischiare troppo, eh. Preso, preso, preso. Pestiamo. Pestiamo di nuovo. Bene così, si torna indietro. Pestiamo il pulsante. Schiacciamo, pestiamo, è la stessa roba. Pestiamo questo. Più che altro perché almeno così posso tranquillamente esplorare il livello con calma, perché non c'è un tempo entro cui completarlo. Però abbiamo questa specie di timer che comunque... Ah, è tutto bloccato. Ah, sono furbi, eh. Sì, non ti preoccupare. Olè, preso. Abbastanza semplice. No, se mettevano che il pulsante si poteva schiacciare solo una volta sola, allora lo avrebbero reso sicuramente più difficile. Credo di aver fatto tutto. Non abbiamo lasciato indietro nulla, quindi
tiriamo via questa pianta carnivora. Signora pianta, la salutiamo. Arrivederci. Vediamo che livello è questo qua. Sfida finale. Sfida finale? Accelerazione totale. Che vuol dire? Ed eccoci qua, vediamo un po'. Questa è la prova decisiva. Per superarla dovrete trovare il traguardo segreto, la vera destinazione. Fate molta attenzione mentre procedete, questa prova non ammette distrazioni. Puff! Va bene. Allora, andiamo. Oh, funghetto. Vabbè, niente. Addio, funghetto. Addio, funghetto. Sono saltato troppo presto lì, eh. Ho rischiato grosso. Moneta da 10. Proviamo a passare sotto. E il fiore Wonder era sopra. Vabbè, pazienza. È andata così. Andiamo da questa parte. Oh! Buono. Altra moneta da 10. Poi qui si scende, checkpoint. C'è qualcosa qui dietro? Mi sembra strano che non ci sia nulla. No, non c'è nulla, quindi andiamo dritti. Accidenti. Grande, moneta da 10. No, fin là non ci arrivo. Sono... Oddio, cos'è? Mamma mia. Vabbè. Ah, ok, ok, no. Si può... niente, niente. Vabbè. Arriviamo in fondo e il meraviglioso lo prendiamo dopo. L'importante è essere arrivati in fondo e ho recuperato anche... Tre monete viola da 10. Vediamo cosa dice il maestro. Sembra che non siate riusciti a superare la prova finale. Solo chi trova la vera uscita può ottenere il seme supremo. Prendete questo fungo one up, continuate a provare e non scoraggiatevi. Puff. Allora, intanto grazie per il fungo one up, torniamo dentro e riproviamo. Ok, eccoci qua. Devo anche prendere il meraviglioso, eh. Allora. Non so se... No, vabbè. Prendiamo il fiore Wonder. E... Aia. Devo scendere prima. E cerchiamo la vera uscita. Poi il meraviglioso dell'uscita secondaria lo recupero io off camera. Nessun problema. Di qui si va su. Che pelo. Andiamo ancora su. Mi sono attaccato al soffitto. Non so se ho fatto la scelta giusta. Mamma mia. Buono, guarda quante monetine. Vado. Non ti preoccupare. Che succede? Cosa sta succedendo? Oh, seme Wonder. Vai. Uno l'abbiamo recuperato. Poi si sale. Si scende. Non ci credo. Anche qua non sono riuscito a prendere il meraviglioso. Sono saltato troppo presto. Vabbè, non importa. Secondo seme Wonder recuperato. In entrambi i casi cercherò di ottenere il meraviglioso. Tanto basta saltare al momento giusto. Vediamo cosa dice il maestro questa volta. Sì, credo di sì. Complimenti. Hai trovato tutti i semi meraviglia delle cascate dorate. Ecco qua una ricompensa di 100 monete viola. Dobbiamo solo ottenere il meraviglioso in entrambe le uscite. Ragazzi, ho preso il meraviglioso presso entrambi i traguardi, i due semi wonder e le tre monete viola. Quindi possiamo procedere per andare a raccogliere il seme supremo. Passiamo da questa parte e raggiungiamo la magione del seme supremo. Ed eccoci qua, però non c'è nessuno ad attenderci. No, c'è il maestro. Avete affrontato le prove delle cascate dorate e vi siete dimostrati all'altezza. Complimenti. La prova finale è ormai alle vostre spalle. Ce l'avete fatta. Ce l'abbiamo fatta? Ma quindi...
Esatto, posso affidarvi con fiducia il seme supremo. Non ho altro da insegnarvi, principe Florian. Del resto, non ho dovuto insegnarvi proprio niente. Benissimo. Anche il fiore è contento? Fantastico. Ed eccolo qua! Raccogliamolo. È un peccato che non ci fosse una boss fight. Vabbè, è andata così. E così i nostri eroi hanno superato coraggiosamente le prove. Tuttavia il loro viaggio attraverso il Regno dei Fiori è ben lungi dal finire. Quante altre prove finali dovranno affrontare? Riusciranno a trovare tutti i semi supremi rimanenti? Dove va? Maestro! Non mi faccia queste cadute! Grazie Fiore, grazie mille! Allora, possiamo tranquillamente di nuovo, credo, raggiungere l'arcipelago dei fiori? Sì, con un'elica. Andiamo. E torniamo al centro della mappa. Eccoci qua. Arcipelago dei fiori. Allora, dobbiamo distruggere una nuvola piranha con questo seme supremo. E la terza nuvola piranha è andata. Vai. Ehi, guastafeste! Smettetela di attaccare le mie povere innocenti nuvole piranha. Grrr, sono triste, ma non sconfitto. Ascoltate bene. Che succede? Vabbè, adesso Bowser farà qualcosa, no? Cosa sta facendo? I preparativi per la mia enorme meraviglia stanno andando secondo i piani. Perché non la piantate di resistere e non ve ne state buoni ad aspettare? Muahahaha! Quanto mi diverto a doppiare Bowser. Allora... le sue parole non mi piacciono per niente. Cosa avrà in mente? Dobbiamo sbrigarci a raccogliere tutti i semi supremi per arrivare da Bowser il prima possibile. Vediamo, dobbiamo recuperare altri 3 semi supremi. Probabilmente si trovano nel deserto Solleone, nella miniera Fungispora e nella foresta Magma Scuro. Quando vuoi controllare la mappa del regno, premi L e poi X. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Io andrei... sinceramente a completare altri livelli dell'arcipelago dei fiori. Solo che... allora, abbiamo, credo, sbloccato tutto quanto, giusto? Prossimo livello, la caverna dei blocchi gioiello. Va bene. Allora, direi che ci possiamo per il momento fermare qua. E nel prossimo episodio, naturalmente, andremo a visitare il mondo numero 4. Come sempre, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo video dedicato a Super Mario Bros. Wonder. Alla prossima!